Buonasera a tutti, grazie della numerosa partecipazione di questa sera. Come per i precedenti appuntamenti parlo dell'amministrazione comunale che ha voluto creare questi 10 incontri usciti sul territorio per spiegare un po' tutta quella che è la storia dei nostri territori, partendo dalla preistoria, avvicinandoci piano piano ai giorni nostri. Fino ad ora abbiamo visto l'epoca delle incisioni rupestre, l'arte rupestre, prima un po' in generale in Barca Monica, col primo incontro sempre con Sor Gianluca, nel precedente incontro dove abbiamo fatto anche un'uscita nel parco di Asinino, poi in parte col professor Giancarlo Zero, che ci ha spiegato come è stato fatto il ritrovamento dei vari massi, delle varie incisioni, tutto a cosa ha portato questo. E stasera arriviamo un pochino più verso appunto i giorni nostri, con l'epoca romana, esatto, e vedremo un attimino cosa hanno fatto i romani in Barca Monica, cosa è stata l'incidenza appunto dell'epoca romana in Barca Monica e quant'altro. Lascio la parola a chi ne sa molto di più di me su questo campo. Grazie mille a Luca e tutto tuo. Grazie, prego. Grazie per essere così numerosi, sinceramente stasera non lo speravo. Abbiamo anche un altro evento in contemporanea. Speriamo di non darci fastidio reciprocamente, però di non urlare troppo per non far disturbo alla luce di fuori. Allora, stasera di cosa parliamo? Parliamo di Roma in Valle Camonica. Per chi è già venuto agli incontri precedenti, abbiamo preso appunto il là dalla preistoria di Camonica, facendo una panoramica dalle prime tracce dell'uomo qui in Valle Camonica, che già avanti. Scorso sabato abbiamo visto in sito dei reperti trovati in Valle Camonica. Adesso facciamo un altro passo avanti e arriviamo ad un'altra tappa fondamentale della storia della valle, che è appunto la fase romana della Valle Camonica. Per parlare della fase romana della Valle Camonica bisogna avere qualche idea chiara, giustamente la storia di noi, perché sicuramente tutti l'abbiamo studiata all'elementare, a venire dei superiori, però a volte qualche elemento di confusione, qualche piccolo dettaglio che non si ricorda, è meglio sempre spolverarlo. Ad esempio, qualcosa di storia romana, immagino che riconosciate tutti la famosa lupa con i due bambini che stanno qui sotto, vedremo. Sappiamo tutti che esiste un mito della fondazione di Roma, che è appunto legato a questi due gemelli, Romolo, che vanno a fondare la città, che sarà poi la città più grande dell'Europa per diversi secoli, sarà il centro dell'impero romano. Cosa dice questo mito? Ci racconta appunto di questi due giovani, che non sono due giovani casuali, sono dei discendenti di un personaggio abbastanza importante nei miti dell'antichità, che è Enea, che era questo eroe, soprattutto durante la guerra di Troia. Cronologicamente siamo nella cosiddetta età del bronzo, quindi un periodo molto lontano della storia, che con la caduta di Troia si è spostato attraverso il Mediterraneo, è arrivato fino alle coste laziali e lì pian piano la sua discendenza nel corso dei secoli ha dato origine appunto a questi due giovani. In particolare, nello specifico, il mito di Romolo e Remo si lega con la loro famiglia, infatti loro sono figli non solo di una donna umana, ma anche di una divinità, che è il re Marte. Dio Marte, che sappiamo bene essere il dio della guerra nel pantheon classico, e questo ci fa già un po' capire dove Roma pone un po' le sue radici nel confronto, nella guerra, nell'espansione, che sono sostanzialmente dei caratteri che riconosciamo molto bene alla civiltà romana. In verità però lo stesso Enea non era figlio solamente di due esseri umani, ma era figlio di Venere. Quindi, a dire la verità, nel sangue di Roma e Remo era figlio sangue sia di Venere che di Marte, quindi due divinità molto importanti nel pantheon classico. Cosa racconta velocemente il mito di Roma e Remo? Beh, nascono appunto perché sono figli di Rea Silvia, che era una vestale, quindi andiamo a dire che le vestali erano un po' come delle suore di clausura degli antichi romani, quindi delle donne che non potevano essere assolutamente toccate. A un certo punto rimane incinta di questa divinità, Marte. Il re era il re di Alba Longa, perché il Roma era questa fondata, decide di prendere questi due figli, due bambini, e abbandonarli, ucciderli, perché erano appunto figli di una situazione non molto chiara, che ha portato appunto a avere una vestale in cielo. In
po' come nella favola del Cappuccetto Rosso, questi due bambini vengono portati in vertebra e devono essere uccisi, e poi in verità la persona che vuole ucciderli non se la sente di ucciderli e vengono abbandonati in una cesta. Questa cesta poi si arena lungo la costa e i due bambini escono dalla cesta, casualmente passa una lupa e questa lupa li allarma. Questa è a grandi linee il mito, in realtà ci sono varie versioni di questo mito, ci sono versioni più o meno realiste, ci sono persino studiosi che hanno tentato di interpretare questo mito associando la parola lupa in verità a una prostituta che in realtà non ha aiutato questi due giovani. Ci sono varie versioni, non lo so qui analizzare anche per la serata, ma serve solamente per darci una linearità, un'idea di quello che era questa storia. Cosa succede? Questi due ragazzi diventano adulti, sono stati arrivati appunto da una scuola nella zona di dove sorgerà poi Roma. Quando scoprono la loro vera origine, ritornano alla Valonca, uccidono il re Amulio, che era quello che voleva la loro visione quando erano piccoli, e rimettono sul trono il loro nonno, che in verità era il legittimo re di Alba Longa. Dato che però non possono loro regnare perché c'era il loro parente d'Alba Longa, decidono di fondare una nuova città. Una cosa abbastanza comune nell'antichità, quando la popolazione di una città arriva a un certo limite, fare il cosiddetto versacro, una pratica usuale per le popolazioni italiche, ovvero prendere parte della popolazione di una città, spostarsi in un altro posto e fondare una nuova colonia, una nuova città. Spesso, di solito, queste città erano fondate o seguendo un animale, che giustamente potrebbe sembrare una cosa strana, oscura, però per la mentalità dell'uomo antico l'animale era un animale guidato dalla volontà di qualche divinità e quindi in verità stava cercando di trasmettere un segnale. Nel caso di Romolo e Remo, loro ritornano verso la zona dove erano stati abbandonati, dove erano cresciuti, quindi la zona della futura Roma, la zona dei colli, si posiziona ognuno su un colle e cercano di capire dove, secondo la divinità, sarebbe stato il posto ideale per fondare. Essendo gemelli, ovviamente nessuno di due aveva il diritto della primogenitura e quindi nessuno di due poteva andare diritto sull'altro per dire la fondo io la città nuova da un lato oppure dall'altro. Quindi entrambi si posizionano sui due colli, Romolo si posiziona sul Palatino, Re sull'Aventino. E cosa fanno in cima a questi colli? Osservano il cielo. Come vi ho detto prima, per l'uomo antico i messaggi della divinità passavano attraverso anche dei segni naturali. Quindi osservare determinate cose della natura permetteva di capire tramite l'interpretazione cosa gli dei cercavano di dirci. Si mettono a osservare il cielo. Remo vede passare sull'Aventino 6 avvoltoi. Poco dopo Romolo dal Palatino vede passare il cielo. Ora, qua già loro si erano messi d'accordo e quindi è scoppiata subito una diatriba, perché le persone che seguono Romolo dicono beh non ne abbiamo visti di più di queste avvoltoi, quindi siamo noi che dobbiamo fondare la città. Quelli che seguivano Remo dicevano abbiamo visti noi per primi, anche se sono di meno, e quindi dobbiamo fondare noi la città. In questa diatriba in cui ci sono i due gruppi che si stanno confrontando, Romolo comincia a tracciare le mura della città sul Palatino, cosa che fa infuriare Remo, che a questo punto arriva. Oltrepassa le fondamenta della città, il muro per entrare la città che stava avendo tracciato appunto da Romolo, e questo fa scattare l'ira del fratello, si combattono e Remo rimane ucciso. Quindi Roma nasce con un omicidio, fatto un omicidio fratello, una delle cose più terribili che possiamo immaginare, perché non è una città che nasce difendendosi da chissà quale nemico, ma nasce proprio fra una discussione fra due fratelli, qui uno uccide l'altro, perfino peggio di Caino e Abele, nel senso una cosa veramente terribile. Le fonti romane ci dicono il giorno esatto della nascita di Roma, che è fissato il 21 aprile del 753 a.C. Ovviamente è una data ricavata posteriore, sono stati fatti dei calcoli, si sapeva che la Repubblica Romana è stata istituita a partire dal 509 a.C., si sono stimati circa 20-25 anni per ogni re, calcolando che erano 7 re, si è fatta la somma algebricamente, si è arrivata alla data 753 a.C. Il 21 aprile
anche questa è una data che è simbolica, nel senso che è legata a un periodo calendariale importante, che è la primavera, tra le tante date simboliche che troviamo nel nostro calendario, che in certi casi festeggiamo ancora oggi, pur non sapendo, possono essere, non so, il Ferragosto o il Natale, perfino, che in realtà sono feste che si festeggiano, che si sparano nel mondo, perché corrispondono a determinati periodi dell'anno di cambiamento, in realtà il 21 aprile è questa notazione. Questa morte di Remo, in verità, vorrei soffermarmi sopra un attimo, perché raccontata così sembra un mero episodio di violenza fra fratelli che è scattato da un'azione dura, e appunto Romolo gli è partito l'embolo, come diremmo noi colloquialmente, e ha ucciso il fratello. In verità è un problema molto profondo. Cosa sta facendo Romolo sul Palatino? Stava tracciando il pomerium. Il pomerium è una parola fondamentale che ogni romano conosceva. Il pomerium era il confine sacro della città. A Roma era vietato entrare armati. Il pomerium era una specie di confine invisibile, sacrissimo, che non si poteva assolutamente attraversare se si era in pugni, se si era armati. Quello che Romolo ha fatto, in verità, era completamente giustificato agli occhi degli antichi, perché era un po' come se Remo, al giorno d'oggi, fosse entrato con una pistola all'interno di una chiesa. Ha fatto una cosa terribile, una cosa scandalosa, e pertanto l'uccisione che ha fatto Romolo e suo fratello era giustificata per questo, perché Remo aveva attraversato, secondo alcune leggende che lo dicono molto chiaramente, il confine del Pomerium armato. Quindi con un'arma in mano, infrangendo questo confine sacro che doveva proteggere la città. Nero indicava appunto le mura, la Roma quadrata che stava sul Palatino, poi in verità si espanse per espandere la città, ma comunque a Roma era sempre vietato, durante tutta l'attività, entrare in città con le legioni, entrare in città a Roma. Roma nasce appunto sul Palatino, lo vediamo molto bene, ci sono a Roma i famosi sette colli. Era una zona abbastanza paludosa per la Roma, attorno c'erano tutta una serie di paludi, Campo Marte in alto a sinistra, dall'altra parte del Tevere ci stavano altri colli, ci stava la zona di Vaticano, per capirci oggi, tutto attorno c'era una serie di laghetti paludosi, qua è dove poi verrà fatto il Colosseo, questa zona qua, un lago che era un po' prosciugato. All'inizio Roma era un piccolo villaggino che sorgeva in cima al Palatino. Ogni colle di Roma aveva delle popolazioni in cima, c'era un piccolo villaggio su ogni colle di Roma. Solo successivamente questi villaggi verranno uniti e verranno fortificati con una fortificazione unica. Ma sarà una cosa che avverrà molto tardi. Sapete, le mura serviane, appunto, a Servio Tullio, verranno costruite solamente attorno a Firenze. Velocemente, per ricordarci un po' la situazione di Roma, vediamo che chi parte praticamente dalla sua città, Roma, si espande verso il sud, ma verso la Spagna, la guerra contro Cartagine, verso l'Oriente con la conquista della Grecia, si espande in particolare verso il sud, perché è una zona verso il sud, anche oltre il mare, era una zona molto fertile. Pensate che l'Egitto sarà il vero granaio di Roma, Roma camperà, perché c'erano le derrate che provenivano dall'Egitto e facevano sopravvivere gran parte della popolazione romana. Possiamo velocemente elencare quali sono i periodi fondamentali della storia di Roma, innanzitutto la fondazione, che risale al 753, questa prima, dura fino alla caduta del 730, l'ultimo re di Roma, tra cui il Supremo, viene deposto. C'è stato un grande scandalo, possiamo vedere nel dettaglio, e viene eretta la Repubblica. La Repubblica è l'ordinamento fondamentale della storia romana. In verità noi dividiamo poi a un certo punto anche, parliamo di impero romano, ma in verità l'impero romano è una distinzione che diamo noi oggi, perché se andiamo a guardare le fonti storiche, i romani si sono sempre chiamati Repubblica fino alla fine dell'impero. Per loro non c'è stata questa divisione tra Repubblica e Impero come funziona oggi. È una divisione che facciamo noi per studiare le storia. L'età repubblicana parte dal 509 a.C. in cosa consiste? Non si ha più un re, re che era il padrone della città sostanzialmente, ma si iniziano ad avere delle istituzioni repubblicane. Si hanno delle elezioni democratiche, si hanno delle classi sociali che vengono
create, ci saranno i plebei, ci saranno i patrizi, ci sono delle magistrature che saranno la grande innovazione di Roma. Ci sono queste magistrature che partono dall'alto, le magistrature più importanti, noi probabilmente abbiamo in mente i consoli, che immaginiamo capo dell'istituzione romana. In verità i consoli non erano così importanti come noi crediamo, erano molto più importanti, ad esempio, i censori nell'antica Roma, che erano appunto, come possiamo immaginare, persone che decidevano cosa poteva essere fatto e cosa non poteva essere fatto, avevano un potere veramente enorme, avevano perfino il potere di discreditarti in pubblico, di eliminare persone dalla scena politica. Pensate, se ci fosse un censore oggi in Italia, potremmo eliminare direttamente persone dal Parlamento, nel senso che era un potere veramente immenso. C'erano sì i consoli, che erano più che altro delle figure di amministrazione, degli amministratori, come il primo ministro, sì, però alla fine c'era sempre il censore che poteva appunto farlo cadere. Il console aveva una durata di circa un anno, infatti si parla anche di console Pollio, perché di solito i romani contavano gli anni dando il nome del console. Mentre noi oggi contiamo, non so, 2013, partendo dalla data di nascita di Cristo, i romani partivano innanzitutto dalla fondazione della città, quindi dal 753, e poi ogni anno prendeva il nome del console, dei consoli che vi erano eletti, i famosi consoli e poi. L'altro amministratore sicuramente ci sono i senatori. I senatori hanno avuto anche loro una lunga evoluzione nel corso del tempo, le loro funzioni sono cambiate, erano molto forti fase repubblicana, in quella che noi poi chiamiamo impero, vengono un po' a diventare delle figure marginali. Avevano poteri in particolare per quanto riguarda anche loro, diciamo, erano dei consulenti, mettiamoli così. Di solito gli amministratori, i consoli andavano a chiedere, i tribuni della plebe andavano a chiedere il loro parere, i senatori si riunivano, esprimono i pareri che diventavano poi vincolanti per gli amministratori. L'età repubblicana finisce nel 31 a.C. quando appunto Augusto prende sostanzialmente il potere e diventa quello che noi chiamiamo imperatore, anche se lui non si chiamerà mai imperatore, continuerà a dire di stare lavorando come primo tra pari all'interno della Repubblica, come un amministratore tra tanti, più grande degli altri solamente in prestigio, ma non in potere, anche se ovviamente ogni suo partito valeva un po' come una monarchia. Infatti c'è questa interessante diatriba tra la cultura greca e quella romana, per cui per i romani si continuava a chiamare Repubblica, quello che poi ormai è l'impero, mentre i greci, che la loro lingua non avevano mai abbandonato anche sotto l'impero romano, indicavano direttamente come monarchia, una parola greca, anche l'impero romano. E quindi in verità non facevano questa sottile distinzione che i romani cercavano. Quando finisce l'impero romano? Beh, a un certo punto della storia l'impero romano si suddivide in due parti, attorno al 400 d.C., l'impero occidentale, probabilmente orientale e occidentale. L'impero d'Occidente finisce nel 476 d.C. con invasioni barbariche, con l'imposizione di Romolo Augusto, mentre l'impero d'Oriente continuerà fino al 1453, quasi la scoperta del 1492, nella zona appunto orientale del Mediterraneo, quando appunto cadrà a causa della conquista dei turchi. Entriamo un po' nella logica della romanizzazione di Roma. Pian piano, ecco, sto cercando di darvi delle grosse linee per capire un po' il contesto storico di cui stiamo parlando, fra poco poi andremo nel particolare della Valle Camonica e vedremo un po' come è successo nella nostra volta. La romanizzazione era il processo per cui Roma è sopravvissuta per circa mille anni. Era una tipica politica romana, basate sostanzialmente sulla acculturazione, integrazione e assimilazione delle popolazioni che man mano andava a conquistare espandendosi. Era una situazione, quella dell'antica Roma, molto aperta. Noi possiamo immaginarci appunto una divisione in classi, patrizi, plebei, schiavi. In verità tutte queste classi si incrociavano tra loro. C'era la possibilità anche di aumentare e di migliorare la propria condizione sociale. Pensiamo ad esempio gli schiavi. Da schiavo potevano diventare liberti, quindi cittadini veri e propri, e quindi avere diritti amministrativi all'interno delle proprie comunità. C'erano però vari gradi e vari classi. Quali erano? Innanzitutto, all'interno dello Stato romano era importantissima la cittadinanza. Non tutti potevano essere cittadini. All'inizio solamente gli abitanti di Roma
avevano questo tipo di cittadinanza. Tutti gli altri erano considerati o cittadini di diritto latino, non solo legati al fatto che era nel Lazio, latino nel Lazio, ma potevano essere anche popolazioni sparse in tutta Italia di diritto latino, che non potevano votare, per esempio, il Senato di Roma. Poi pian piano, con il passare del tempo, attorno al primo secolo a.C., anche per tutta una serie di rivolte sociali, Roma espande la cittadinanza romana a tutta Italia. Quindi tutti i cittadini, tutti gli abitanti d'Italia potevano formalmente recarsi a Roma, votare per il Senato, votare per le cariche elettive romane e quindi votare per chi governava in Roma. La cittadinanza romana veniva concessa con un privilegio di diverse popolazioni, di diverse persone. Poteva essere ottenuta per via politica ed era, diciamo, una pratica che i romani utilizzavano anche per legare le popolazioni lontane, le elite delle popolazioni lontane, e farle integrare meglio nella società romana. Cosa vuol dire? Quando Roma, ad esempio, conquistava un nuovo territorio, c'erano ovviamente delle popolazioni che avevano delle proprie aristocrazie. Queste aristocrazie, per integrare meglio all'interno dell'impero romano, venivano dotate di cittadinanza romana. Quindi, insomma, pagavano più le tasse, potevano essere mantenute in vita. In questo modo si legavano le persone potenti di una comunità allo Stato romano e si evitava che subirassero delle ribellioni. Poi spettava loro mantenere buoni i loro sottoposti e le popolazioni che erano state conquistate. Ovviamente cercavano di spiegare a queste elite locali che poi essere integrate e si erano romanizzate che Roma in verità non era così male come sembrava. Era una pratica molto curiosa che però adesso tutto l'impero di sopravvivere. Dicevamo appunto che c'erano questi privilegi che non erano concessi tutti. Ad esempio, popolazioni che erano appena conquistate, erano considerate peregrine, quindi straniere, non avevano la possibilità di votare per lo Stato romano e quindi essere integrati nei campi. Non potevano neanche chiamarsi come dei romani. Sapete che i romani erano questi nomi lunghissimi, Caio, Giulio Cesare, Marco, Giulio Cicerone, nomi veramente estesi. Beh, il Trianon era vietato ai non cittadini romani. Per quanto riguarda le Alpi, c'è questo caso curioso della popolazione della Val di Non, gli Anami, che a un certo punto cominciano a fare uso di questo Trianon, di questo nome romano, senza averne l'autorizzazione. Era un crimine che potrebbe stare anche la pena di morte. Beh, ne aveva fatto talmente tanto uso in questa Val di Nove, era talmente diffuso ormai la cosa, che gli stessi romani si trovano non poter più fare nulla. E l'imperatore Claudio, con la tabella ecclesiana, concede, diciamo, autorizza gli abitanti della Val di Nove a utilizzare il Trianone, perché ormai non è che si poteva tirare indietro, non c'era più nulla da fare, o cambiare il nome di tutti gli abitanti della Valle, oppure formalizzare questa cosa come ormai è un dato. Avviciniamoci un po' alla storia. Abbiamo parlato della storia romana, una storia che parte da tantissimo tempo fa, dal 653 a.C., cambia pian piano nel corso del tempo, quando la Valle Camonica è in relazione con i romani. Beh, in verità è in relazione molto tardi con l'impero romano. Solamente attorno al 16 a.C. la Valle Camonica. Percorrendo velocemente le tappe che abbiamo detto prima, 753 fondazione di Roma, 509 creazione della Repubblica, attorno al 200 a.C. Roma invade con Cartagine, si espande nel sud Italia e nel nord Italia. La conquista del nord Italia arriva fino al 200 a.C. all'unità della Roma. Viene conquistata sostanzialmente la pianura padana. I romani non salgono sulle Alpi. Nel 50 a.C. è Giulio Cesare. Conquista la Gallia. La Gallia si trova al di là delle Alpi. Quindi, attorno al 40 a.C., 44 alla morte di Cesare, ci troviamo in questa situazione molto curiosa, in cui l'impero romano, il regno, perché non è ancora impero attualmente, la dittatura romana, c'è cioè il dittatore, la dittatura romana, attorno al 40 a.C., si trovava con un territorio d'Italia fino alle Alpi, il territorio della Gallia al di là delle Alpi, ma tutta la fascia romana non ancora. Ogni volta che c'era necessità di un transito fra una sponda e l'altra delle Alpi,
bisognava passare attraverso popolazioni, attraverso stati che non erano ancora stati soppressi. C'era tutta una serie di popolazioni sulle Alpi, ancora autonome da Roma e fortemente legate al territorio, fortemente indipendente. La via privilegiata che utilizzavano i romani per andare in Gallia erano le Alpi Cozie, la Val di Susa, per capirci, che è una delle vie attuali più comuni. Alpi Cozie che si chiamano così non a caso. Era al tempo, attorno al 50 a.C., re di quella zona alpina, il re Cozie. Era una popolazione indipendente, stava appunto dalla Val di Susa, e con cui i romani avevano fatto un accordo commerciale. Per cui appunto lei, i transiti commerciali romani potevano passare attraverso la Val di Susa, pagando ovviamente la tassa come se si passasse in autostrada. Il re Cozie pian piano diventava ricco di questi transiti e i romani avevano la garanzia di non essere saccheggiati durante il passaggio di questa valle. Perché solitamente appunto le popolazioni alpine cosa facevano? Si appostavano nei loro vallati in punti strategici, a volte che passava qualcuno e transitava in mezzo, veniva saccheggiato e il bottino veniva spartito fra gli abitanti. O almeno questo raccontano i romani. Probabilmente è stata anche una giustificazione al fatto che poi non ci sono le Alpi, perché gli abitanti alpini appunto non facevano altro che saccheggiare quelli che erano le loro. Quando i romani decidono appunto di sottomettere le Alpi? Attorno al 15-16 a.C. Era ormai nato l'impero, appunto, l'imperatore Augusto, l'immagine che ha diventato imperatore, i traffici commerciali fra la Gallia e l'Italia cominciavano a diventare consistenti e quindi il passaggio doveva essere sicuro. Decidono di mobilitare una serie di legioni che sia dal nord, scendendo la zona germanica, che dal sud, risalendo dall'Italia, sottomettono pian piano tutte le popolazioni che abitavano sul mondo. È una campagna abbastanza dura, abbastanza lunga, un paio di anni ci mettono per queste popolazioni, ma alla fine riescono a sottometterle. Questo è lo stato dell'Italia alla fine delle conquiste di Augusto, l'Italia poi divise in macro regioni. Se vediamo la parte dove abitano i comuni, si trova dal centro, si trova appunto al confine tra la regione transpadana sulla sinistra, quindi davvero sostanzialmente l'altra zona alpina, parlata anche molto, parlata da Romania, e la Venezia Vestia, la zona più orientale, dove appunto verranno pregati i nostri porti. Dicevamo appunto. Scusate. I Camuni vengono sottomessi nel 16 a.C. da questa grande campagna, sono sottomessi da Publio Silio Verba, che era il governatore dell'Illirico, la zona dell'Austria, che era stato appunto incaricato di sottomettere questa parte orientale della Volga. Per celebrare la conquista delle Alpi nel 6-7 a.C. circa, viene costruito questo enorme monumento, che è bello vedere, non esiste ancora oggi, poi bloccato perché è stato preso a cannonate nel soldato Napoleone, comunque il trofeo di La Turbie, che si trova appunto alla Turbie, al di sopra del Principato di Monaco, in Francia. Se qualcuno di voi è stato a Monaco, presente che Monaco si trova in fondo a una parete rocciosa a livello del mare. In cima alla parete rocciosa c'è il paese francese di La Turbie, dove c'è appunto questo monumento. Questo momento è molto importante perché su questa parte frontale vi è una lunga iscrizione che celebra appunto l'imperatore Augusto, ma soprattutto elenca tutte le popolazioni sconfitte durante la campagna della conquista degli Alpi. Cosa dice appunto questa fonte, che è la prima fonte che possiamo trovare che ci pare ai nostri cammini? Beh, che l'imperatore Augusto, figlio di Cesare, pontefice massimo, perché aveva anche questa carica religiosa dell'imperatore romano, nell'anno 14 del suo impero, sconfisse e sottomise tutte le genti alpine che si trovavano tra il mare superiore e quello inferiore, cioè tra il mare del nord e il mare del Caraglio, e superiore sono state soggettate all'impero del popolo romano, le genti alpine sconfitte. E poi vi è un elenco di popolazioni, le famose 40 popolazioni dell'Alpi. La prima popolazione che è elencata è quella di Trublino,
ovvero tanti hanno la trompia, 11 non ho, 11 non sopra resce. La seconda popolazione sottomessa è appunto dei Camuni, cioè gli abitanti della Valle Camuni. Poi ci sono Venosti, cioè la Venosta o dei Moneti, che sono gli abitanti forse della Valle Tenina, ma ci sono varie interpretazioni. Sono legati a questa popolazione probabilmente a spirale, partendo dal centro delle Alpi, girando tutto attorno, perché sono disposti in modo abbastanza. Questa è la prima fonte che ci parla dei nostri comuni. Non sono tante le fonti romane che ci parlano della Valle Camonica, sono sostanzialmente qua. Prima appunto questo trofeo di Atrio. Poi abbiamo Stradone, che è un famoso storico dell'antichità, vissuto anche qua. Se vedete il suo periodo, proprio a cavallo quasi anche della conquista della Valle Camonica, che abbiamo detto nel 16 avanti Cristo, ci ricordiamo anche Cristo, anche 5 dopo Cristo, che ci descrive i Camuni. Scrivendoci così. Dunque i reti si estendono fino alle terre attraverso le quali scorre il Reno, cioè praticamente nella zona centrale delle Alpi, ci sono questi reti. A questa stirpe dei reti appartengono anche i Leponzi e i Camuni. Strabone ci dice che i Camuni fanno parte di questa etnia retica. I reti ne abbiamo parlato nella lezione precedente, sono questo popolo appunto della zona alpina che abitava fra l'Alto Adige e la zona centrale della Svizzera. Erano diversi popoli, ognuno abbastanza indipendente e autonomo, però complessivamente erano chiamati reti dalle fonti. Cosa curiosa appunto, Strabone aggiunge ai reti anche i Ponzi, che oggi in verità le notizie archeologiche ci legano molto di più alla popolazione celtica. L'altra fonte invece è Plinio il Vecchio, che però in verità lui scrive attorno al 79 d.C. Plinio il Vecchio, quello che poi è morto perché era andato a vedere il Vesuvio che esplodeva a Napoli e è morto a causa dei fumi tossici. Catone il Censore è in verità la fonte che viene citata. Catone il Censore che è vissuto molto prima. Siamo attorno al 200, cioè 49 d.C., in teoria tecnicamente questa è la fonte più antica che ci descrive i Camuni. E i Camuni vengono descritti come uno dei popoli euganei. I popoli euganei sono anche qui una strana curiosità all'interno del panorama della storia dell'età del ferro, perché in verità non c'è Tamuri innanzitutto che coglie euganei di Padova. Questa popolazione euganea era molto più spostata attorno a Verona, quanto ce lo descrivono gli storici attuali. E i Camuni sono appunto legati a questa popolazione locale, quindi non a quella retica, quindi a una popolazione che guarda più verso il sud, verso più l'Italia, piuttosto che il centro Europa. Sono due descrizioni, potremmo quasi dire, discordanti. Però probabilmente ci fa capire che in verità tutte queste persone non parlavano per esperienza diretta della Valle Camonica, ma avevano sicuramente avuto degli informatori che avevano raccontato, qualcuno gli aveva raccontato, che a quel punto avevano trascritto la loro versione. Quindi in verità sono delle descrizioni che dobbiamo sempre prendere con le pinze dell'interpretazione. Così come l'ultima descrizione, quella di Cassiodione, qui siamo veramente molto tardi, siamo intorno al 200 d.C., che nella sua storia di Roma viene appunto a descrivere le tribù dei Camuni, dei Belloni, dei Veneti, quindi devono essere sia gli abitanti della Valtellina che quelli della Valle Nostra, che scesero in guerra. Lui li descrive appunto nella tradizione che dicevamo prima, quindi popolazioni che, dato che abitavano in montagna, quindi non potevano sopravvivere col cibo che avevano in montagna, scendevano spesso in pianura, saccheggiando il popolo della pianura e poi ritornavano in montagna. Per questo motivo, visto che tutti i popoli alpini sono popoli agresti, sono popoli selvaggi, i romani hanno avuto la buona idea di civilizzarli, conquistandoli e facendoli entrare. Questo era un po' il concetto che voleva descrivere Cassiodione quando descrive proprio i Camuni e i Vennoni in questo modo, cioè spiega il cosiddetto casus belli, che era un po' la scusa che i romani utilizzavano per poi attaccare gli altri. Scusi, dice che i Camuni furono assegnati una città vicina. Esatto. Ma che cosa cresce? Non si sa. Adesso c'è. Non si sa. Fondamentalmente. Non ci dibatte. Adesso c'è via, sulla città vicina un dettaglio. Allora, i Camuni, cosa succede? Abbiamo detto, sono conquistati nel 16 a.C., giusto? Cosa succede a questa popolazione sconfitta sostanzialmente? Vengono
acquisiti appunto sottomessi, come ci ha detto, il trofeo delle Alpi, una delle 40 popolazioni sottomesse. Qui ci sono tante storie che raccontano di come i romani sono entrati in Marca Monica e hanno sconfitto i Camuni, eccetera, eccetera. Assolutamente non ci sono dei reperti, si parla, ci sono delle versioni fantasiose che raccontano appunto del Castro come uomo che è nato proprio dalle truppe romane che si sono stanziate a Castro, in un castro che appunto è il campamento fortezzato romano, per poi conquistare la Marca Monica, così come Astrio trova spesso questa toponomastica, Astrio è spicciolo. Vicino. Così come Astrio, che invece è una frazione verso i Procedomini, che secondo alcuni ha questa origine. In verità sono tutte speculazioni, possiamo dirlo. Ci sono anche degli storici ottocenteschi che descrivono di aver trovato aree romane nei pressi della Beata di Piancamuno, e quindi lì è partita la versione fantasiosa di uno scontro fra i Camuni e i Romani, dove appunto i Camuni si sono. In verità non abbiamo nessuna notizia di scontri fra Camuni e Romani. Anzi, leggendo poi quello che è successo nella storia, il sospetto degli scontri viene un po' a cadere e sembra che in verità i Camuni siano stati sottomessi molto più facilmente di quanto sembra. Cosa è successo appunto? Quando i Camuni vengono conquistati, in un primo tempo sono chiamati ad tributi peregrini. Sostanzialmente peregrino vuol dire straniero, quindi non aveva la cittadinanza romana come ho visto prima, aveva la cittadinanza latina che era più o meno la strada, ma era uno straniero, come un extracomunitario che viene all'interno del territorio. Sono considerati attributi, quindi che devono pagare un tributo. Un tributo alla città romanizzata più vicina, quindi c'è nel nostro caso di noi. Anche qui ci sono state varie ipotesi, qual era la città romana più vicina? Alcuni hanno detto tre. Ma in verità è molto più probabile che fosse Brescia. Ricordiamo che Brescia, già dal 900 a.C., era stata conquistata dai Romani perché appunto faceva parte delle città conquistate lungo la pianura quando i Romani hanno fatto le guerre celtiche. Quindi era una città romana già da mo' Brescia, mentre i Camuni sono rimasti dipendenti ancora per 350 anni dopo la conquista di Brescia. Quindi Brescia era formalmente già una città romana. Quindi nel primo tempo i Camuni sono aggregati come stranieri a pagare le tasse cittadine. Giustamente c'è una popolazione sconfitta. Quando si sconfigge una popolazione, la prima cosa che fa il vincitore è accollare spese di guerra. Ovviamente ho speso un sacco di soldi per conquistarti, qualcuno dovrà ripagarmi e i soldi a quello che ti ha perso la guerra. Scusa, però in altro B c'è scritto che era un popolo dei Camuni, non tutti i Camuni, era un popolo molto fedele al lavoro. Di parola erano impegnati per la tenuta del territorio e sapevano. Tant'è vero che aveva costruito anche tutti i muraglioni della Nunciata. Allora fa semplicemente un elenco. Sì. La fonte che parla un po' dei Camuni di Publio. Che descrive appunto, sì, che poi riporta anche lui la parte della famiglia Tubi, che fa un'estinzione appunto fra la situazione dei Camuni e dei Tubi, cioè degli abitanti all'Altrotte. Dice per esempio i Giubini, gli abitanti all'Altrotte, sono stati sottomessi e presi schiavi e messi in vendita. Probabilmente il grosso del guadagno di un saccheggio proveniente dalla guerra erano gli schiavi in parte, poi dipende sempre da quanto produci loro, però del guadagno di quello, penso parzialmente, anche sì, perché l'economia romana dipende sempre dalle popolazioni, cosa avevano prodotto, quelli erano i beni materiali che c'erano nei villaggi, quindi in realtà poteva essere anche diversa la ricchezza. I Triumvirati, mentre i Triumvirati sono presi, messi in vendita, resi schiavi, i Camuni furono segnati ai Saracini. Quindi in verità la conquista di Camuni, la Marca Monica e la Valtropia, ha due direttrici diverse. Mentre i Triumvirati sono proprio sottomessi, quindi probabilmente si erano anche opposti alla conquista romana con una certa veemenza, e quindi i romani li hanno puniti mettendoli in vendita come schiavi, è una cosa che i romani facevano spesso, per esempio l'hanno fatto con i Salassi, gli abitanti della Val d'Aosta, che si sono opposti
alla normalizzazione in tutti i modi, più e più volte si sono ribellati, alla fine i romani li hanno presi, li hanno sterminati in gran parte, hanno portato quelli che sono avanzati e hanno fondato Augusta Pretoria, Aosta, città di pretoriani, Augusta Pretoria, quindi soldati di imperatore proprio al centro per mantenere il controllo salvo. Ora in Valigomoni che questo non è successo, la nostra città di Camuno, che vediamo fra poco, che è la nostra città romana, non ha neanche le mura, quindi è una città sostanzialmente che non ha bisogno di essere difesa, è una città pacificamente inserita nell'impero romano. E infatti appunto i Camuni non sono trattati come i trublini, cioè non sono venduti in massa, quindi probabilmente i Camuni non si sono opposti così fortemente alla lingua dei romani, ma in qualche modo sono andati d'accordo. E questo lo vediamo anche dei reperti storici, infatti se notiamo la monetazione che è stata trovata in Valle Camonica, scopriamo monete repubblicane in Valle Camonica. Quindi probabilmente c'era già un commercio, probabilmente con l'area padana, prima della conquista. E quindi sostanzialmente i Camuni hanno avuto una conquista soffice, possiamo mettere in questo modo, che poi gli permetterà di avere tutti i privilegi che vedremo. Infatti, nel detto, in un primo tempo, attributi peregrini, quindi considerati sostanzialmente stranieri, come le tasse perché erano stati sconfitti, ma la cosa interessante è che, nell'arco di breve tempo, i Camuni riescono a ottenere prima la cittadinanza latina, quindi il permesso di commerciare, sposarsi con quelli di cittadinanza romana. Ma verso la fine, già del primo secolo d.C., la cittadinanza romana, che abbiamo visto, dà tutti quei privilegi loro. Cosa interessante da dire, innanzitutto il termine Civitas Camunnorum, probabilmente Civitas Camunnorum, qualcuno di voi penserà, è l'antico nome di Civitate Camuno. In realtà Civitate Camuno è un nome recentissimo, è proprio il nome Civitate Camuno. Civitate è sempre che è stata chiamata Civitate e basta, in tutte le fonti antiche. Nel Medioevo è semplicemente Civitate o Civitate. Il Camuno non c'è mai. Quando compare Civitate Camuno? Beh, a fine dell'Ottocento. Prima in verità era stata chiamata dal 1887 Civitate Alpino. Per quale motivo? Nel 1887 ormai siamo nel Regno d'Italia, nel 1861, nella nostra zona, Bresciano e Bergamasca, ci sono due Civitate, c'è Civitate Camuno e Civitate Alpiano, che è nella zona sottosarnico sostanzialmente, lungo l'Olio. Per distinguere le due Civitate, una è stata chiamata Alpiano e l'altra è stata chiamata Alpino. Immaginare che già la sonanza è stata un errore di base, infatti Civitate Alpino è stata nuovamente ricambiata in Civitate Camuno per evitare confusioni. E questo solamente nel 1860. Civitate Camuno, che tra l'altro ha una sua leggenda di fondazione, che è quella che in verità racconta alcuni tra i studiosi monafini, che era l'antica Vannia, che doveva essere l'antico nome precedente che davano i Camuni prima dell'arrivo dei Romani all'insediamento delle oggi Civitate. In verità anche questo è una sovrainterpretazione, non ci sono notizie a riguardo, è stata una idea del Bonafini, perché appunto all'interno di Tolomeo aveva letto in questa Vannia, che è una città occidentale non ben chiarita la sua posizione, aveva ipotizzato che fosse appunto qua, allora Civitate Camuno. Però è poi stata la tradizione che ha dato per certa questa leggenda, tanto che poi oggi diciamo, ci sia anche un ristorante che si chiama Ivania a due passi da Civitate, che mantiene questo nome. Dettaglio molto più interessante invece è la parola Quirina. Quirina è il nome della tribù a cui sono iscritti i Camuni. Ora, questo è un dettaglio molto importante. Per capirci un po' l'importanza del concetto di tribù nell'antica Roma, è un po' quello che noi oggi associamo alle province, per capirci. Province di Brescia, province di Bergamo. Se voi vedete, dietro le macchine, dove c'è la targa, c'è di solito la sigla della provincia di S per Brescia, Milano, BC per Bergamo. I romani, che abbiamo detto erano questi nomi lunghissimi, spesso a volte aggiungevano anche il termine che indicava loro tribù, che equivalevano alla provincia. Quindi, ad esempio, se noi leggiamo questa iscrizione, vediamo Quinto Apistio, Quir, possiamo avere appunto il nome, Quinto Apistio, il cognome, ma soprattutto il Quir, che indica la tribù da cui è originaria questa persona. Noi sappiamo che questo Quinto Apistio era un Camuno, perché Quir, Quirina, era la tribù dei Camuni, che era una tribù differente rispetto a quella dei Bresciani, che lui non era Bresciani, la tribù Bresciani erano tutti iscritti alla tribù Fabia,
questa persona che ha spinto la stizia fosse stato un bresciano, io avrei avuto un antistius fallo. Se fosse stato un bergamasco, sarebbe stato la tribù Voturia e avrebbe trovato un bot. Quindi in verità questo concetto di tribù Quirine ci fa capire che la Valle Camonica era un territorio già diverso rispetto alla provincia di Brescia, rispetto alla provincia di Bergamo. Allora sua faces, diciamo intorno. Più a nord la cosa è più confusa, ad esempio, non sappiamo bene dove finisse a nord questo concetto di comunità, perché ad esempio per la Valtellina non abbiamo testimonianze di tribù, però abbiamo dei comuni, lati di comune, che parlano di comuni in Valtellina, quindi è possibile che i comuni valtellinesi fossero in verità un concetto unico in epoca romana o preistorica, infatti anche sulle statue stelle poi ci sono un sacco di somiglianze. Ma alcuni storici parlano proprio di faces a Montemina per indicare questo grosso gruppo di due dell'epoca. Ma in verità la cosa più importante a livello amministrativo della Valle Camonica è sicuramente la sua repubblica, la res publica Camunum, che non è una cosa normale all'interno dell'impero romano. Abbiamo detto che appunto sulle Alpi esistevano varie categorie di protettorati, c'era il regno del Recozio, c'era la Bisusa, c'era la zona autonoma della Carnia, di Catani, di Gemona, però una repubblica, come quella che abbiamo detto, è veramente una cosa eccezionale. Quando nasce la Repubblica in Valle Camonica? Beh, grazie a questa lapide si può riuscire a datare più o meno il fatto che esistesse una repubblica, lo vediamo qua, citato molto chiaramente, la Re di Camunnorum, una Repubblica Camunnorum, già alla fine del primo secolo d.C. Se ritorniamo indietro con quello che vi ho detto, Camun diventa romano ufficialmente nel 16 a.C., già nel 89 d.C. sono praticamente autonomi. Quindi nell'arco di quasi 100 anni passano da immigrati, da stranieri, a quasi cittadini, a cittadini completi, e cittadini completi con una propria area amministrativa, che si governavano da soli, senza rappresentanti che venivano da fuori. Una cosa simile è appunto eccezionale, innanzitutto per la rapidità con cui c'è stata questa concessione di poteri, che probabilmente dovrebbe derivare dagli ottimi rapporti che i comuni avevano con i romani. Perché se i comuni si fossero opposti alla conquista romana, quindi fossero stati contrari, nuovo padrone, sicuramente avrebbero fatto la fine o dei trublini, che appunto abbiamo visto prima, deportati, venduti e poi aggregati a Brescia, perché la Trobbia non ha mai avuto un'autonomia in epoca romana, oppure quella di Salassi, che come ho raccontato prima, con deportazione e fondazione di una città pretoriale in Valle Camonica. Quello succede nullissimo. I comuni si integrano molto bene con i romani, e poi fra poco vedremo i reperti che ci sono qui in Valle Camonica in epoca romana, che sono veramente molto. Come facciamo appunto, per dire, come già sapere che sono a partire dall'89 d.C. si parla di Repubblica Romana? Beh, perché questo personaggio, che tra l'altro è un Camun, dice molto bene di Camunis, Caio Claudicio Casiliano, questo per esempio, qui, Quirino, io penso sicuro che è dalla Camonica, che è stato un personaggio che ha avuto una carriera politica e militare enorme, è stato edile, è stato questore, è stato prefetto, è stato prefetto della corte degli equites, dei cavalieri stanziata in Tracia, quindi nella zona dell'Europa orientale, tribuno militare della legione decima, Gemina, Pia Fibregi, questa legione è un po' quello che ci permette di capire quando si può parlare del pubblico. Questa lapide è stata fatta sicuramente quando questa legione ha iniziato a chiamarsi Pia Fidelis, PF, ed è stato un cambiamento di nome che questa legione ha fatto a partire dall'89 d.C. Quindi noi possiamo dire che a partire dall'89 d.C. si può parlare di Respubblica Camunnorum. Come funzionava l'amministrazione della Repubblica Camunnorum, che era una specie di provincia autonoma? Bisogna immaginarsi un po' come il Trentino Alto Adige, no? Un territorio che aveva nel suo forte autonomia con i suoi propri rappresentanti. Chi erano i rappresentanti massimi di questa repubblica? C'erano i Dunviri, vedete lì, scrivono di solito due trattini e un vir, ricordiamo la lapide di prima, eccolo qua, il nostro quinto stizio era un Dunviro, quindi era un
una specie di console, di un virgo di due persone sostanzialmente, erano i capi della Repubblica. Avevano sotto di sé, o accanto a sé, il Senato, quello che doveva essere il Senato della Repubblica di Cambrai, che era invece il Decemviri, che erano 10 persone che fungevano un po' da consulenti. I ritrovamenti, i romani in Valle Camonica sono tantissimi. Ho voluto mettervi questa foto perché è quella che si trova più vicino a noi, sostanzialmente andando verso Bordo, la potete vedere sulla destra. È una lapide della via Dolorenski. In verità la parte romana è questa, è questa. Questa parte centrale è un'aggiunta successiva. È una pietra tombale sostanzialmente, c'era tutta una necropoli, c'era probabilmente anche un tempio di Minerva. Purtroppo in verità le informazioni riguardo sono un po' generiche, un po' sparse. Ho letto perfino di una delle prime scoperte che erano state fatte nella zona, quando era stata utilizzata all'inizio, in cui durante gli scavi i reperti venivano presi e buttati giù nel tombiolo per farli sparire, giustamente. Quindi ecco, sicuramente c'era qualcosa di romano anche qui nella zona della Tibiana. Purtroppo i reperti e le certezze sono abbastanza buone. Vedremo invece cosa c'è in altri posti, ci danno un po' di un po' diverso. Comunque, ecco, i reperti che sono trovati in questa zona sono veramente tante: tombe, iscrizioni, frammenti. Se poi qualcuno la settimana prossima verrà con me a visitare la zona del Museo di Civiltà di Cambrai, vedremo tanti reperti che provengono proprio da qui dalla zona di Cambrai. E di Ossi. Questo esempio è molto carina: è il campanile della Pieve di Bologna. Siamo qua, Rogni si trova in questa zona qui, a confine adesso tra Pescia e Bergamo. Questa è la campanile della Pieve, se vedete qua cima. Questa è una tomba romana con due teste di persona che è stata pietra riutilizzata e piantata in cima di occupava tutta la Camonica o allora, anche il Ponte di Legno? Non si sa, nel senso che non esistono i confini precisi. I reperti romani sono principalmente concentrati in questa zona. Zona Civitate e Borgo Vieno. Ci sono dei ritrovamenti sporadici a Capodiponte, dove c'è San Siro, dove c'è la Repubblica Romanica, però non si sa se sono stati portati lì o che cosa, successiva, qualcosa all'usine. C'è una casa, c'è una casa di epoca romana, zona di Verzo Demo, è stato ritrovato qualcosa a Temù. Però ecco, nessuna iscrizione in queste altre zone. Nella zona alta della Valle non si trova nulla se non appunto reperti, blocchi o abitazioni. Le iscrizioni che ci confermano di Repubblica, di personaggi, le troviamo nella zona appunto di Borgo, Civitate del Brenno, c'è un episodio bellissimo nella Pieve che si chiama in Silvis e qualcosina appunto a Rodio, ad Emergere. Sicuramente è una grossa lapide che è stata trovata nella zona di Pieve. Comunque tutta zona della bassa parte. Non sappiamo quanto si estendesse la Repubblica dei Camuni, la sua parte amministrativa, sicuramente c'è tra la città di Camuni. Alcuni la fanno estendere, non sbaglio il Sina negli anni 30, la portava fino anche sul Sedino, in zona di San Ambrosio. Purtroppo ci sono dati più certi. Civitate Camuno, diciamo appunto, è la città romana di Valle Camonica. Qui vi ho messo una ricostruzione sulla sinistra della soprintendenza, che ci dà un po' l'idea del centro storico principale di Civitate Camuno, con sul teatro e l'anfiteatro. Questa invece è una foto antica di Civitate, quello che si vede negli anni 40, forse 50, questa zona è molto più urbanizzata, si vede bene il centro storico medievale attorno alla Pieve di Civitate Camuno in questa zona qui. Vi ho messo in evidenza i tracciati viari di Civitate Camuno. Sappiamo bene che le città romane si sviluppavano, il cardio romano, appunto queste vie che si incrociavano in modo perpendicolare, possiamo notare che Civitate Camuno ha uno sviluppo effettivamente in quartieri molto regolari. Se poi osserviamo anche i campi, notiamo che qui si potrebbe quasi parlare di centuriazione, che era il tipico modo romano per suddividere il territorio. Come abitava la gente in Valle Camonica in epoca romana?
Beh, ho deciso di dividere la discussione in due aspetti. Come si abitava fuori Cividate e come si abitava dentro Cividate. Perché effettivamente erano due modalità diverse, pur contemporanee. Fuori Cividate si abitava in case come si abitava in Valle Camonica, anche nella preistoria, nella protostoria, come abitavano gli antichi Camuni, quelli che facevano l'incisione all'estero. Abitavano le tipiche case retiche, che sono le tipiche case alpine. Erano di solito delle case quadrangolari, seminterrate, parte che stava parzialmente sottoterra, seminterrate per quale motivo? Perché ovviamente c'era montagna e quindi si prendeva la costa montuosa, una parte veniva incassata, la parte frontale era all'esterno, la parte all'interno incassata era sottoterra. Scusate, anche perché dietro serviva per entrare con i carri, con sul cielo. Allora c'era un secondo piano, si entrava addirittura col carro. Esatto, anche perché il piano superiore non era utilizzato per abitazione, era un piano terreno utilizzato per abitazione. Il piano superiore era utilizzato appunto per deposito di abitazione. Cioè, tutto. Esempio, la casa retica di Pescarzo, in cui appunto c'è la bus presso il corso al Cividate Camuno, che porta dei reperti che sono stati ritrovati in questa abitazione scoperta nel 95, casualmente, per scarso di Curi Ponte, dimostra come le persone abitassero nel piano seminterrato da cui si accedeva tramite dei gradini, qua, si abitava di sopra, mentre di sopra probabilmente c'era appunto il deposito. Come era fatta? Che materiali si utilizzavano per queste abitazioni? Beh, innanzitutto, una cosa che stupisce sempre le persone, come vi ho detto, non c'era chiodo. Ovviamente erano chiodi fatti in metallo, il metallo era un materiale prezioso, erano tutti oggetti incastri. Gli stessi muri non erano fatti in cemento, perché il cemento non esisteva. Potevano essere fatti in calce, ma la calce è un'invenzione romana. Quindi in verità tutte queste case, prima dell'arrivo dei romani, erano un muretto in secco e dei grossi legni, questi qua sopra, alzati al primo piano, che erano tutti incastrati uno sopra l'altro, come fanno ancora oggi nelle case in Austria o in Svizzera, come un blocco, e un incastro. I pavimenti erano ovviamente in terra di tutto. Il tetto, ecco, un taglio fondamentale, il tetto poteva essere o in scandole, che sono queste piccole, piccole tasselle di legno, che si trovano ancora su alcune case, alcune baite in altre zone, soprattutto in Atalave, oppure in pietra, come le pietre piatte, come chiamano le pieve o le ardesie, in base a tutta la zona. Tra l'altro Pescarzo, in pietra, proprio perché a Pescarzo c'era questa miniera, questa cava dove si estraggono delle scaglie di pietre. Come invece si abitava dentro Cividate? Cividate era una tipica città romana. Quindi entravamo in Cividate, arrivando da un villaggetto come potrebbe essere di Pescara, con tutte queste casette in legno, e saremmo entrati in una tipica città romana come quella che vediamo sui libri, come quello che ci fa vedere Piero Angeli in televisione quando parla di Pompei, eccetera, perché le costruzioni Cividate erano fatte su stampo e su modello romano. Era la città romana di Valle Camonica e quindi doveva rispecchiare il canone romano. C'era quindi del Domus, che era il nome per le case dei ricchi, era sostanzialmente delle grandi case a un solo piano, come di solito il Drubium, che era questa piccola piscinetta dove era raccolta la piovana. Interessante vedere che era tutto in muratura, non c'era legno, perché ovviamente, come dicevo prima, i romani portano l'uso della calce e quindi possono costruire il piede su pietra. Dettaglio non è indifferente, perché quando si costruisce legno su legno può arrivare a una certa altezza e poi rischia che la costruzione prenda determinate curvature. Quando costruisce con la calce non è più questo problema, ma è su alto. I romani, quando hanno costruito Cividate Camuno, hanno elevato degli edifici probabilmente a un'altezza mai vista dagli abitanti della Valle Camonica. Immaginatevi questi poveri abitanti della Valle Camonica che arrivavano dalle loro casette di un piano e mezzo, arrivavano a Cividate Camuno e vedevano delle colonne alte di 10-15 metri, delle case di 4-5 piani, doveva essere per loro una cosa sconvolgente. Il potere di Roma si espandeva così, nel senso che faceva capire alle popolazioni sottomesse che loro potevano fare delle cose che erano inconcepibili tecnicamente per popolazioni che erano state appena conquistate. Il tetto, se notate, c'è l'articolo.
come tante nostre case ovviamente. Anche la tegola è un'invenzione romana, io lo chiamo la tradizione per via tecnica. È una cosa interessante che qua in Valle Camonica c'è una forte produzione di laterizia di tegola. Questo lo sappiamo perché era uso stampare sulle tegole il nome del produttore. Qui in Valle Camonica abbiamo trovato, adesso mi sembra che siamo quasi sui 90, bolli laterizi diversi, quindi veramente tantissimi produttori di tegola. Cosa ancora più curiosa, sono prodotte ma non sono esportate, perché i nostri bolli non si trovano anche fuori dalla Valle Camonica. O si facevano, si distruggevano tutte qua. Io ho scelto a Bolno, cosa ci serve? C'erano i forni, a Bolno c'erano i forni e a Ossimo, perché per Ossimo hanno un tipo particolare, non so se posso dire quello che avevo dopo, dove sono io, sono sotto e... Una cosa molto particolare è questa forte produzione di bolli per un uso sostanzialmente interno di Cingate, perché come abbiamo visto prima, i paesi fuori Cingate non utilizzavano questo tipo di laterizio, però non utilizzavano in misura di conto. Le terme, a Cingate Camonica c'erano delle terme, oggi non sono più visibili perché si trovano sotto di una pasticceria che tra l'altro è chiusa, quindi in realtà potremmo farne anche tirare su. Questi mosaici bellissimi, che sono una parte dei mosaici del termine Cingate 1, sono stati asportati e portati all'interno del museo di Cingate. Quindi ecco, perlomeno quelli si possono vedere. Cos'erano le terme? Beh, immagino lo sappiamo tutti più o meno, perché il concetto di terme è ancora lo stesso giorno dei nostri. Luoghi dove si va sostanzialmente a fare il bagno. I romani ci andavano, ma perché era nel loro uso andarci. E le terme avevano veramente un accesso che costava pochissimo, se non quasi gratuito, quindi in verità era proprio un ritrovo sociale della popolazione romana. Per loro era, non so come andassi per un caffè, per noi, dove andiamo, andiamo a berci un caffè, non andiamo le terme, e andavano queste terme. Era una cosa veramente molto comune. Inizialmente le terme nascono attorno a sorgenti, in particolare valenza curativa o sorgenti calde, successivamente invece una cosa commerciale si costruiscono un po' ovunque. Si parla perfino della causa del disboscamento della zona laziale del Nord Africa per l'uso di riscaldare terme. A Roma c'erano delle terme veramente enormi che bruciavano molti legni, quindi si creava anche economia e anche sporco, perché ovviamente bruciando valore si sporcava non poco. Come erano fatte le terme? C'erano delle sale, al solito la sala era da frigidarium, dove si trova l'acqua fredda, tepidarium, dove c'era dell'acqua tiepida, e calidarium, dove c'era dell'acqua fredda. Com'è che si scaldava una piscina? E oggi noi abbiamo il termoriscaldamento, abbiamo i caloriferi, ma i romani non c'erano a scaldare la piscina, dove andare a farsi il bagno, dove non c'era l'acqua calda che si doveva alzare. Beh, è un metodo molto semplice e molto intuitivo. Come si scalda l'acqua calda? Al posto di avere una pentola, tu hai una stanza. Cosa fai? Sollevi leggermente la stanza e sotto ci accendi un po'. E allora diciamo così. Usavano tutta una serie di pilastrini e sospensure che servivano per alzare di 50-60 cm il basamento della piscina, accendevano dei fuochi, l'aria calda circolava sotto la stanza e scaldava la piscina. Effetto praticamente pentola. Poi all'interno di queste terme c'era anche le palestre, ovviamente a Romano bisogna fare l'educazione fisica, e zone per i massaggi. Di solito alla fine, dopo che si era lavato, che aveva sudato, che aveva fatto un po' di attività, si era fatto massaggiare, si ungevano completamente di olio e si grattavano via l'olio con degli strumenti che si chiamavano strigili, che ci sono anche numerosi esemplari del nostro museo Cingate Camonica, che sembrano dei grossi cucchiaioni con cui appunto toglievano lo sporco, l'olio, la pelle morta di osso. Un strumento molto curioso, ma molto ingegnoso. Il foro, che era la piazza principale in epoca antica, i greci, il foro con i romani, si faceva sostanzialmente tutto nel foro. La gente, quando non era le terme, era il foro. Così diceva il foro, c'erano i grandi edifici pubblici nella città, quindi sostanzialmente quello che noi chiameremmo il municipio, o i posti dove c'era appunto l'amministrazione pubblica. Ma c'era anche questo grande spiazzo dove la gente si poteva trovare, scambiare, e c'era il solito anche un mercato. In fuori Cingate Camonica si trovava
limitrofo al fiume Oglio, che può essere un fatto che sia più logico, più così, molto stato fatto da un fiume molto diverso, il fiume Oglio che è più così alto, questa è la zona del foro di Cilia Tramuno. Si sa che quella zona è foro non solo dai reperti di epoca romana, ma anche perché c'è una pergamena, c'era una pergamena antromatica del 1312, che scriveva proprio la Platea de Foro di Cilia Tramuno, è rimasto il toponimo che poi si è nei secoli successivi. Poi Cilia Tramuno sorgeva di limitrofo al fiume, probabilmente perché il fiume era utilizzato anche come mezzo di trasporto. Il fiume Valica Monica era una arteria, era una strada che è stata utilizzata fino all'Ottocento per trasportare merci. Era navigabile non solo fino a Cingate, ma si arrivava fino a Losina quasi, come navigazione, ovviamente navigazione in discesa, anche se inseriva il fiume con la navigata. Si caricavano queste grosse chiatte che venivano trascinate, venivano fatte scendere lungo il fiume, e arrivavano di solito fino a Pisonia. Bisogna era il porto ufficiale della Valle Camonica, questo parlerò meglio la prossima, il prossimo incontro, parlerò nel Medioevo, per questi traffici, dove appunto venivano poi smerciate lungo il fiume. Scusate, mi permetti di andare, con tanto di interrompermi, perché a Ossi, dove ti trovi, c'era praticamente una società delle chiatte, chiaramente poi dopo capirete delle barche. Portavano il legname non ad Arfo o non qui a Cingate, qui a Tucomo, lo buttavano a Rosine, da Osimo lo buttavano a Rosine. Questo è il tempo ancora di Venezia, infatti era dato a 1700 qualcosa di questo testo registrato, e da lì caricavano e andavano a finire in Venezia con le ghiacce di Arale. Era una strada, diciamo, perché non volevo passare in mezzo a marino. Sì, ma si faceva fatica a passare, si passava per la che va su Sassuolo e poi prendi quella alta che va verso il Cervino. Non è così distante, noi sembra distante perché oggi le nostre strade fanno un percorso diverso. No, ma trovo. A volte quando prendere un passo, prendere l'altro è in fretta. Ma sempre a piedi, non ci sono trasporto. Comunque sì, fiume Oglio è utilizzato. Gli storici stimano che il risparmio di trasportare via acqua rispetto a via terra è circa un terzo dei costi, quindi in verità era molto più economico utilizzare questa via, cosa che in Italia non ho sempre sfruttato molto. Altra cosa che c'è a Cingate sono i metropoli, ovvero i posti dove venivano sepolti i morti, ce ne sono almeno due, c'è uno, poi ce ne si vedono, sono sotto le abitazioni di Cingate Pietra. Comunque ce ne sono due, sono state localizzate molto bene perché i romani non seppellivano a caso. I romani seppellivano fuori città, era proprio una delle leggi delle 11 tavole, i morti fuori dal posto dove abitavano i morti. Per loro era un obbligo, una cosa che poi nel Medioevo ci si dimentica e si invece tutti all'interno del paese in cui ci si vede la chiesa. In ogni modo, i morti fuori e di solito seppelliti lungo le vie di comunicazione, lungo le strade che portavano in città. Questo ci ha permesso anche di capire quali erano le principali strade che entrava in Cingate Tramuno. Una si dirigeva verso Berzo e l'altra che invece andava giù lungo il fiume Oglio e scendeva poi verso lì dove ci sono le grosse due necropoli cingate. Erano necropoli di incenerizzazione, ovvero il corpo veniva sostanzialmente bruciato. Questa era una fotografia, volevo mettere una fotografia, un disegno di epoca romana, però ho visto questa bellissima pila, questa pila di incenerizzazione in Nepal che fotografie del 2010, quindi nel caso sono cose che succedono per oggi, sostanzialmente già parte del mondo, cosa che per noi è quasi preistoria, però molte culture portano avanti questa pratica dell'incenerizione, ma ho notato anche nei servizi che ho visto in televisione che la cremazione a Brescia sta incrementando, quindi in verità probabilmente sta ritornando verso l'incenerizione. Perché a un certo punto si è smesso di incenerire i corpi? Perché si è tra religione sostanzialmente, con l'arrivo del cristianesimo il concetto è cambiato, il corpo deve essere inumato, soprattutto naturalmente, per quale motivo però ci si aspetta la risurrezione dei morti. Non come adesso si cerca di raccontare la risurrezione delle anime, ma proprio il corpo fisico. E se tu bruci il corpo fisico da sottoterra, non sarà l'ultimo giorno, non uscirà più nulla. E quindi i cristiani seppellivano il corpo naturalmente e non il cremano. È molto importante
nel concetto necropoli, se uno va a vedere il museo se ne accorgerà, perché all'interno delle tombe si trovano un sacco di oggetti. Il famoso corredo funerario. I romani seppellivano, a parte delle culture antiche, una serie di oggetti oggettistiche assieme alle ceneri dei defunti. E quindi noi in verità troviamo quasi più reperti all'interno delle tombe che all'interno delle case che abbiamo osservato. Troviamo tantissimi vasetti vitri, ad esempio, che di solito erano delle piccole polle dove vengono passati con balsami, con odori, erano delle brocche, che ci fanno capire anche era proprio di bicchieri che erano utilizzati anche per bere. Lo facciamo vedere. Ma li faccio vedere perché non sono disegnare. Esatto. Allora, cos'è il vitri? Ecco, peraltro, dettaglio interessante, il vetro. Noi oggi lo abbiamo scontato. Perché lo vediamo ovunque. Beh, il vetro non era fatto in qualche volta, era un prodotto di importazione. Non so, è come oggi mangiare carne in canguro, nel senso, una cosa che veniva veramente da lontano e era una cosa eccezionale, costosissima. Non abbiamo vetro al di fuori di Cividate Camulo e nelle zone palimitro, per esempio, non ci sono vetri nella zona dell'Alta Val Camonica. Sono tutte cose incinali che venivano autocostruite, autoprodotte. La stessa moneta mancava al di fuori di Cividate Camulo e della zona qui della media bassa valle, perché si lavorava ancora su barattoli, in piena epoca romana. Questo è un oggetto bellissimo, non è formalmente in Valle Camonica, via d'Alore. Guardate la fotografia, ma l'ho fatta al Museo di Milano e non ho trovato la locazione migliore. È forse il pezzo più bello che c'è al Museo di Milano, come se andate al Museo Arcologico Milanese, la patria del pescatore, il piatto del pescatore. Questo loro del piatto, trovato all'interno della necropoli a Lovere, con tutta una serie di pesci, di meduse, polipi, e un pescatore probabilmente che sta pescando con la canazza. È veramente molto bello, un piatto in argento, grosso così più. Si trova a Milano, questo, al Museo Arcologico. Cosa abbiamo di eccezionale ancora nel quale Valle Camonica, se potete vedere come bastasse, abbiamo due edifici notevoli, sono un teatro e un anfiteatro. È una cosa che questa abbastanza eccezionale. Pensate anche solo quanti altri posti, 4, 9, 10, da Camulo, parte altre città, hanno un teatro e un anfiteatro in epoca romana. Dobbiamo pensare a Bergamo, dove c'era in epoca romana un teatro e un anfiteatro, ma oggi non rimane più nulla, a Brescia, dove esistevano entrambi. Oggi rimane solamente teatro, come teatro non si sa più neanche come sia. Verona, dove ci sono tutte e due. Trento, tutti e quattro posti che vi ho detto, sono tutte e quattro capitali di provincia, colori di provincia. Quindi dobbiamo pensare che Cividate Camulo in epoca romana era equivalente ad una di queste città. Quindi questi edifici ci danno l'importanza della nostra Cividate Camulo. Ancora di più, se pensiamo alla capienza di questi edifici. Oggi, 2013, Cividate Camulo ha fatto ormai 2500 abitanti. La città di Cividate Camulo di oggi è sicuramente molto più grande, molto più abitata della Cividate Camulo di allora. Quanto spazio c'era? Quante persone potevano essere accolte all'interno di questi edifici? Dico solamente questo. Il teatro più grosso che posso immaginare oggi in Valle Camonica probabilmente il Palazzo Congressi di Darfo Valutare, a circa 500 posti. Il Cinema Garden di Darfo, anche lì, a circa 500 posti anche qua. Quanti posti avevano questi edifici? Beh, il teatro, purtroppo si deve solamente un terzo, perché per la parte sotto questa casa rossa non può essere scavata, questo teatro aveva circa 1750 posti. Quindi una enormità, è già il doppio, se non due volte qualcosa, non il triplo, della più grande sala che abbiamo oggi in Valle Camonica. Quindi ovviamente un teatro di produzione non era stato fatto per la Valle Camonica, ma doveva essere un teatro di richiamo per tutte le volte che sono state. Ma se il teatro aveva 1750 posti, lo spazio c'era dentro l'anfiteatro, che pure tondo quasi era del doppio. Dentro l'anfiteatro sono stati stimati 5.500 posti, cioè una cosa immaginabile. L'anfiteatro di Cividate Camulo non è considerato fra i piccoli anfiteatri, è già considerato un anfiteatro di livello medio.
era un posto indifferente, era un posto importante nel contesto. Se vogliamo metterlo a paragone col più grande anfiteatro costruito, che è l'anfiteatro Flavio, cosiddetto Colosseo, che è il nome della questa statua colossale di Nerone che si trovava nello stesso posto, beh, il Colosseo ha 50.000 posti, cioè 10 volte tanto. Il nostro anfiteatro, per intro, è grande come l'arena del Colosseo. In verità, un edificio molto notevole, molto grande. Civitate Camillo doveva veramente essere un centro di attrattiva molto grande. Non vorrei spendere troppe parole perché poi questi, perché verrà sabato prossimo, li vedremo dal vivo e vedremo le dimensioni reali di queste strutture. Solamente due cose veloci: il teatro, i romani non si inventano loro, apprendono dai greci, abbiamo visto l'espansione di Roma sull'Italia, quando arrivano in Magna Grecia, cioè in parte greca, in economia greca e sull'Italia, lì apprendono l'uso del teatro. È un tipo di spettacolo che ai romani non piace più di tanto. Si applicano perché lo fanno i greci, non vedo perché non dobbiamo farlo noi romani, però non è il loro tipo di spettacolo. Tra la tragedia e le commedie loro preferivano il mimo, per intenderci, che era quello di cui non si parlava, si rideva, poi la paperissima degli spettacoli, nel senso, molto, molto leggera. Infatti i romani vanno a costruire un nuovo tipo di edificio, che i greci neanche si immaginavano, che è tutto l'anfiteatro. Unendo due teatri, uno fronte all'altro, si va a costruire un grosso catino, lo utilizziamo come oggi per il calcio, per le partite di sport, che è il posto ideale per gli spettacoli che facevano i romani, che erano spettacoli di azione, di movimento, tutte cose che non potevi fare all'interno del teatro. Infatti i due edifici sono diversi proprio per questo, perché il teatro era il posto dove si andava per ascoltare sostanzialmente. L'acustica del teatro è sempre elogiata come una delle cose migliori, no? Sono costruiti in un modo particolare, con un'inclinazione molto particolare, in modo che anche la persona che sta in cima alle gradinate sente bene tanto quelle che stanno davanti, perché sono proprio costruiti appositamente per ascoltare. Gli anfiteatri no, non si vanno negli anfiteatri per ascoltare. Chi di voi è andato a vedere una partita di calcio se ne rende conto, come comincia a urlare uno da una parte, il bombe suona dall'altra parte, si incrociano i suoni e i suoni che stanno nel centro vengono sparati verso l'alto. Negli anfiteatri l'inclinazione dei gradini è molto più bassa, perché lo scopo è quello di avvicinare chi è seduto al centro dell'arena, quindi farlo vedere bene. Negli anfiteatri si va per vedere bene, non per ascoltare. Lo ci fa capire che quelli che vanno a fare concerti negli anfiteatri, negli stadi, non hanno capito nulla delle strutture a cosa servono, perché se non ci fossero gli amplificatori non si sentirebbe praticamente. In Grecia però ci hanno fatto sentire accendere un fiammifero giù in fondo e noi sulla ventesima gradinata si sente sentito in qualsiasi posto si sente. Questo è fondamentale. Velocemente, sempre alla fine, due parole sui punti. Nell'epoca romana, appunto, siamo partiti con la fondazione di Roma legata all'osservazione degli uccelli, quindi il fattore religioso era molto presente nella realtà romana, era importantissimo per la realtà sociale. Come era fatta la legge romana? Beh, noi abbiamo veramente idea del politeismo, giusto? Sappiamo che i romani avevano tante divinità. Beh, queste tante divinità erano una loro caratteristica, che prendono dalle altre civiltà circostanti. Ovviamente tutta la civiltà dell'antica Europa era politeista, il monoteismo verrà importato sostanzialmente dall'est, dalla zona della Palestina, dalla zona iranica, quando pian piano i culti del tardo impero da quelle zone si espanderanno anche in Mitra, cristianesimo, il giudaismo, più piano verranno tutte donne. Caratteristiche della regione romana era appunto il politeismo, in tante divinità e la tolleranza religiosa. Ovviamente quando io ho 1000 divinità, averne 1001 non mi cambia niente. I romani, sappiamo tutti, hanno creato il Pantheon a Roma, che è il tempio dove tutti gli dei potevano essere pregati. Se io avevo una divinità che mi sentava veramente di andare a pregare, andavo al Pantheon, era diciamo la chiesa comune di tutta la mia regione.
cosa un concettuale ovviamente per il monoteismo. Nel monoteismo c'è un dio ed è quello giusto, tutti gli altri per forza sono sbagliati. Infatti il patio con la del cristianesimo si è trasformato in chiesa e non ci sarà più spazio per nessuno. Sono proprio due concetti di religione differenti. Diciamo appunto l'interpretazione dei segni e dei presagi è fondamentale per i romani, si faceva solitamente il volo degli uccelli, gli auspicia, avis spicia, cioè guardare gli uccelli, oppure la lettura delle viscere, si tirava fuori da un animale un pancreas, il fegato, di solito e si leggeva nel fegato cosa la divinità stava cercando di dirti. Poi certo c'erano dei preparatissimi sacerdoti che sapevano leggere qualsiasi venatura del fegato, ovviamente loro da lì traevano presagi e facevano quello che sostanzialmente era consigliato di lei di fare. Certe guerre non si sono combattute perché c'erano presagi diversi. Quindi ecco, sono cose a cui i romani credevano veramente. Una cosa interessante secondo me è proprio la parola templum, che vuol dire non tanto l'edificio del tempio, quanto lo spazio al di sopra del tempio, che era un spazio sacro dove il sacerdote guardava e osservava appunto questi auspici. Quindi non è tanto stare all'interno della struttura del tempio, quanto stare nel recinto del tempio, all'esterno sacro, e guardare in cima per entrare questi auspici, guardare il fulmine, guardare gli uccelli, guardare come sono disposti a nuvole, per tutti segni che ormai cercavano di interpretare dall'esterno. Cosa che ad esempio, per noi questo è concepibile, non è che noi andiamo davanti alla chiesa a fare la messa, no? Entriamo in chiesa e vediamo dove c'è l'altare, lì la parte più sacra. Invece per i romani era all'esterno. Lo stesso altare sacrificale era all'esterno, proprio appunto per trovare queste auspici. Tra i tanti culti che ci sono stati ritrovati con la Valle Camonica, ovviamente interessante quello del Sole Divino, questa è una lapide murata all'esterno del Duomo di Brenno. Sono andato davanti alla chiesa di Brenno, su uno dei lati, ho trovato questa lapide romana che è stata ritrovata nel corso del 700 e è stata poi piazzata lì dentro, riutilizzata come un po' quella tomba che abbiamo visto oggi. No, non si buttava via niente. E al sotto invece delle piccole lapidi che ho visto che sono ritirate fuori da questa città, poco tempo fa sparite, sono delle piccole aree, delle pietre che ricordano i culti di Iside e di Serapide, quindi due divinità egiziane che hanno pregato qua in Valle Camonica. Tra l'altro sono tre o quattro lapidi che parlano proprio di Iside, quasi come se ci fosse un Iseo, cioè un tempio dedicato a Iside, qua a Cilea. Molto interessante, molto. Minerva, ovviamente, purtroppo non la si vedrà la settimana prossima perché avremo 151. Minerva è una eccezionalità della Valle Camonica, quel nuovo tempio scoperto nell'86. Casualmente si stava scavando per mettere giù il tubo del metano, infatti vedete che la sala principale del santuario è ancora tranciata. Lì ci sono versioni diverse. Io dico metano perché vedo le pipette. Poi abbiamo cercato tanto anche la pesca. Allora, diverse interpretazioni, hanno preso, hanno messo sul motocarro, hanno messo sull'ape, ma noi non siamo mai riusciti. Da Vienno, da Cilicata, da Taverna, la versione che di solito danno i libri è il fatto che è stato ritrovato appunto questo santuario casualmente. Si è innanzitutto pensato che fosse una domus, quindi un'abitazione per ricchi. Poi hanno trovato la statua e quindi hanno capito che non era un'abitazione per ricchi, quanto un santuario dedicato a una divinità. Quale divinità era? Minerva. Minerva è una parete di recente, quella che c'è al santuario attualmente è una ricostruzione. L'originale è in questo stato. La trovate al Museo di Cilicia, che è uno senza testa, senza braccia, ovviamente le parti sporgenti sono sparite. Ma la cosa interessante di questa Minerva è che non è che è sparita completamente tutta la testa, è sparito solamente il volto. Sì, perché dentro è rimasto. Parte dell'elmo è rimasto con la lente, con la cuciniera sopra. Qual è la storia che sta dietro un po' a questo santuario? Una storia abbastanza curiosa. Innanzitutto, non è un santuario interamente romano.
scavando gli archeologi hanno trovato che al di sotto dello strato romano quel posto era utilizzato anche dagli antichi cavalli, quando gli uccisori di bestie erano più vicini del ferro, per dei loro culti. Questo santuario sorge vicino a una roccia, si era pulito, roccia tufacea, da cui sgorgava una sorgente, oggi non riesce più nulla, e era probabilmente legato al culto delle acque. Gli antichi cammoni andavano lì, facevano veramente dei riti molto particolari che prevedevano l'accensione di grossi falò, del bere dell'acqua da questa sorgente, da dei bicchieri, dopo aver bevuto il bicchiere si buttava il bicchiere all'interno del falò e lo si frantumava. Questo l'hanno detto gli archeologi perché hanno trovato tantissimi reperti di cenere, vette in nove bicchieri di vetro, erano bicchieri di ceramica, ceramiche rotte e abbustolette. Probabilmente hanno legato il tutto, è una soluzione più logica, che hanno bevuto e hanno frantumato il bicchiere all'interno del fuoco. Probabilmente era un rito molto particolare che si svolgeva qua in alto. All'interno poi di questi roghi votivi, che sono chiamati solito col termine tedesco, però non fa plazzo perché sono molto usuali, molto adici in Trentino, si buttavano anche degli oggetti, delle magliette, degli oggettini, tutti quei reperti che vivevano appunto all'interno del museo di Cina. Quando poi sono arrivati i romani, appunto dopo il 16 a.C., e hanno visto quello che facevano i comuni in quel posto, hanno probabilmente fatto quella tipica cosa che fanno i romani quando trovano una nuova religione. Abbiamo detto prima che sono i romani sempre politeisti, tollerati, non facevano nient'altro che interpretare la nuova religione e inserirla all'interno della loro comunità. Non è che distruggevano le nuove religioni quando ne trovavano una nuova, ma semplicemente l'assimilavano all'interno del loro pantheon, non interessava nulla di avere una divinità in più o una divinità in meno, anzi la interpretavano, ovvero guardavano che tipo era la divinità indigena, che tipo di facoltà aveva, che potere aveva, perché era spregata, e in base appunto alle caratteristiche di questa divinità indigena gli associavano la divinità romana che più gli era simile. E quindi, quando si parla di santuario di Minerva, in verità dobbiamo immaginarci che la divinità comuna che era pregata in quel posto era probabilmente molto simile alla Minerva romana. Era probabilmente una divinità femminile, probabilmente legata al culto delle acque, che cosa che fa anche Minerva. E infatti i romani hanno trovato logico mettere in quel posto la statua di Minerva. Hanno costruito un santuario, la regola, perché ovviamente i romani costruivano i loro templi in modo molto preciso. Ferro del cavallo, insomma, si sa bene se la parte frontale avesse un muro perché è stata asportata durante una lunga epoca medievale, però c'era la zona dell'altare all'esterno, perché è una zona del templum, aveva interesse all'esterno. La statua di Minerva, la vediamo in questo stato, probabilmente integra, era molto simile a questa tenfarnese che si trova a Napoli nei musei. Vedete che il ginocchio di destro, il piede all'esterno, la posizione della mano che ci chiede le offerte e l'altra spostata verso l'alto, probabilmente teneva l'asta della provenienza sul lato. La provenienza di questa statua non è indigena, ci sono due statue così citate con lui. Un altro in tutta Italia. No, di statue civiletica non ne abbiamo due. Una è un eroico che è stato trovato nel 2005, che rappresenta un uomo, e l'altra è questa. Mentre il mondo eroico è stato fatto probabilmente con un marmo locale, alcuni dicono il marmo di Venezia, molto striato, molto bonito. Ma di questi si pensava del marmo di Venezia. E invece di questa dicono che è un marmo straniero. Ci sono quelli che sostengono che è il marmo di Carrara, e ci sono perfino quelli che dicono che è un marmo greco. Ci sono due versioni differenti. Sicuramente è un prodotto di importazione. È stata portata in Valle Camorra, fatta fuori e portata in Valle Camorra. E questo ci dà ancora idea di quanto dovesse essere importante la zona della Valle Camorra, perché per importare un bene di questo genere voleva dire tutti i costi di trasporto. La qualità della statua. La popolazione aveva anche finanziariamente la possibilità di, esatto, di fare questo. Però sembra dire se l'ha pagata la popolazione oppure è stato un dono di qualcuno. Per esempio ci sono dei reperti molto interessanti che sono ritrovati, come esempio quei frammenti di porfido egiziano, probabilmente di un vaso che si trova in un museo, che insomma anche lì è un regalo che probabilmente qualche membro della famiglia italiana, come ho detto, tanto che era costoso quel materiale, quindi si
sicuramente che la gente alla Camonica si fosse prodotta certe cose fosse quasi impensabile, perché dovevano essere veramente prodotti molto molto costosi. Ecco, Minerva, per quale motivo sono stati ritrovati all'interno delle, se sicuri che Minerva, sono stati ritrovati degli altarini con nome Minerva, ma soprattutto la statua, e inconfondibilmente una figura femminile con un'armatura e con un elmo, può essere solamente iconograficamente è sostanzialmente la tipica descrizione della divinità classica. Che fine ha fatto questo santuario? Ovviamente il santuario è stato in uso per secoli, perché poi è sparito nel nulla, perché attorno al IV secolo d.C. è sostanzialmente cambiata la religione, come dicevamo prima. Cambiando la religione, il santuario è stato abbandonato, forse qualcosa di peggio. L'arrivo del cristianesimo non è stata una conversione rapida, efficace e efficiente in tutta Europa. Il cristianesimo non è che è arrivato a Roma con Pietro e Paolo e è diventato subito la religione ufficiale della Roma. No, ci ha messo tanto e si è diffuso in Europa con molti gradi. Pensate che in Islanda si sono cristianizzati i vichinghi attorno all'anno 1000, tra l'altro deliberando in assemblea si sono ritrovati tutti i vichinghi in Islanda in un ting, che era la loro assemblea, e votando la maggioranza hanno deciso di passare dal paganesimo al cristianesimo, ha preso i vecchi dei e ha buttato una polla in un lago e ha cambiato religione. In Polonia sono diventati cristiani nel 1300, quando poi qua si erano ormai con le cattedrali gotiche, però fino al 1300 i polacchi, i lituani, i lettoni erano ancora tutti pagani. Quindi in realtà il cristianesimo si è espanso, ma si è espanso con vari dati. Valle Camonica esiste perfino la leggenda di Carlo Magno, ma ne parleremo nella prossima lezione, di Carlo Magno appunto portato il cristianesimo in Valle Camonica. Carlo Magno siamo all'800 di Cristo. Ovviamente ci sono i vari gradi, però questo ci fa capire come appunto una regione non arriva da un giorno all'altro e non converte tutti. In particolare per quanto riguarda la religione cristiana ci sono delle date molto importanti che ci fanno capire la sua evoluzione. Innanzitutto il 313, quest'anno ricorre poi la ricorrenza, c'è il famoso edetto di Milano con cui l'imperatore Costantino concedeva ai cristiani la libertà di culto. Prima era sostanzialmente era un culto non ben visto. Per quale motivo il cristianesimo non era ben visto? Perché il cristianesimo era un monoteismo, innanzitutto, come abbiamo detto prima, è di per sé intollerante il monoteismo all'interno di una religione politeista, perché ovviamente vede male tutto quello che si fa gli altri dei. È una religione potenzialmente sovversiva, perché è legata al giudaismo. La religione giudaica, gli ebrei, erano una etnia molto sovversiva all'interno dell'impero romano, più volte in ribellione contro l'impero romano, più volte gli imperatori romani sono venuti a intervenire in Giudea, tanto che nel 70 d.C. viene perfino demolita Gerusalemme, che viene spogliata di tutti i beni, dal tribù di Vespasiano. Quindi il fatto che il cristianesimo sia legato appunto a questi giudei ha sempre fatto cadere in cattivo occhio questa religione da parte di. Nel 313 Costantino decide ufficialmente di renderla legale. Costantino è ricordato come un grande imperatore cristiano, ma in realtà si è convertito in metodo di morte, dopo aver ucciso un grande membro della sua famiglia, peraltro. Si è convertito peraltro alla religione cristianesima ariana, quindi non può chiaramente quella che ha. Ma in verità il grande imperatore che fece la differenza con il cristianesimo fu Teodosio. Teodosio I, Teodosio il Grande, ricordato, tra il 380 e il 390 fa emettere tutta una serie di editti, di leggi contro i culti pagani. Sono leggi molto severe che associano perfino chi andava a pregare e sacrificare gli antichi dei al culto di Lesa Mesta, quindi come se tentasse di uccidere l'imperatore, quindi si rischiava per il morto per certi tipi di culti, emettere dei divieti di fare sacrifici anche in casa, anche in privato, a dei. Perché tutti dovevano essere cristiani, e mette perfino un divieto che vietava di guardare gli antichi templi, quindi bisognava portare lo sguardo quando si entrava nel campo visivo di un tempio. Molti templi sono convertiti in questo periodo in chiese,
pensate appunto al Pantheon, che dicevamo prima, la chiesa di tutte le chiese, tutta la chiesa cristiana, molti altri templi sono distrutti, e questo è quello che probabilmente accade qui in Valle Camonica, in questo periodo, perché dati archeologici fanno, hanno riportato alla luce delle tracce di bruciature, di reni bruciati, come se il tempio fosse, avesse preso fuoco, ma il fatto che avesse preso fuoco tra la fine e quasi l'inizio del culto lo pone in un periodo abbastanza sospetto, in cui queste istruzioni di questi templi sono accertate in diverse zone. Cosa ancora di più che rende sospetto questo fatto è la nostra stato di Minerva, come dicevamo prima, è senza volto, ma con l'elmo. In verità parte del volto è stato ritrovato, ma sono tutti frammenti molto piccoli. E questo ha fatto pensare a alcuni archeologi che è stata appunto una reazione cristiana contro i culti pagani, sia stata abbattuta, sia stata distrutto deliberatamente il volto, fatto in frantumi proprio per sfregiare la divinità non cristiana, e poi sia stato portato alle fiamme il tempio. La cosa curiosa di tutta questa storia del santuario di Spinera è che poche centinaia di metri dal sito dove è stato distrutto e abbandonato poi il tempio in epoca cristiana, del santuario di Minerva, è stata costruita una chiesa, la chiesa di Santa Maria al Ponte di Breno. Ora, se riflettiamo un attimo, sappiamo che prima dell'arrivo dei Romani, gli Azzicamuni in questo posto pregavano una divinità femminile legata al culto delle acque. Con l'arrivo dei Romani si è pregata una Minerva, divinità femminile, legata anche lì al culto delle acque, la Minerva Ghedra. Con l'arrivo dei cristiani si sono abbandonate le regioni precedenti, però accanto si è creata una chiesa, si è costruita una chiesa, dedicata non a un santo qualsiasi, a Maria. Quindi ancora un essere femminile, spesso legato al culto delle acque, perché se pensate alla gente che va a Lourdes e si fa il bagno nell'acqua di Lourdes e torna a casa con la bottiglietta dell'acqua santa della Madonna, in verità vediamo come nel corso di 2000 anni cambino le regioni, ma sostanzialmente il concetto di fondo rimane quasi sempre uguale. Questa è diciamo, una particolarità molto interessante che si può leggere molto bene nella storia di Minerva. Infatti è partito da una donna. Infatti chiamata la prima donna. Anche Minerva però non una. Detto questo, vi ho tratto sempre abbastanza, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo il prossimo appuntamento, appunto sabato alle 14.30 al Museo di Civitate, appunto si vedrà il museo e poi passerai in mezzo alla Patate Civitate per arrivare fino alla vecchia osteria di Maledo, dove ci sarà il riflesso finale. Grazie. Gazzetti la mette fra le lapidi non indigene, perché la considera un'importazione. Anch'io la prima cosa che ho pensato, non poi, è pietra locale. Dai una volta, dai due, dai tre, dai quattro, mi ha fatto capire sia in ragione. Il tizio che l'ha spostata mi ha fatto capire sia in ragione. Sì. E niente. Gazzetti, io non ho detto poi dopo la fine Rossi, guarda chi è. Lasciamo perdere, non andiamo a stiamo parlando di una lapide che si trova a Civitate Camuno. Molto bella, chi verrà la prossima volta, tra l'altro, la farò vedere perché si nota molto bene che rispetto a tutte le altre che ci sono lì è veramente diversissima. È di una pietra marrone, legnosa, porosa, con su due teste, una persona, quindi molto bella da vedere. Però sia nei cognomi e i nomi che sono utilizzati si distacca molto da quelli utilizzati con le e c'è questo studioso che è Bruno Gazzetti che ha fatto appunto l'elenco delle lapidi che la elenca appunto fra quelle non indigene, quindi probabilmente è stata importata in Valle Camonica chissà quando nel corso del tempio e è stata ritrovata qua, però non è stata fatta qua in epoca romana, è stata diciamo un'importazione.
Ecco, tra invece le statue, dicevo prima, ce ne sono due al museo, però in verità di statue in Valle Camonica sono state trovate tre. Una è stata ritrovata in epoca belga, a quel tempo non esistevano ancora i musei, è stata donata agli estensi e si trova adesso d'este a... si trova avanti, ma scusate, all'interno del Palazzo Ducale di Mantova. Però è originaria della Valle Camonica, rappresenta una figura di donna. Comunque, tre statue in Valle Camonica. Poi interessante anche questo scritto che vediamo. Cioè, sarebbe il corso che era via Palazzo e sono uscite le camera, che i mosaici ci sono veramente molto non sono visitabili. Allora, il santuario di... Allora, innanzitutto, dettagli per la visita. Museo, anfiteatro e santuario di Spinera sono innanzitutto completamente gratuiti. Quindi se li vedete aperti, buttatevi dentro, fondatevi dentro, per vedere, non si paga nulla. Il problema sono gli orari di apertura. Il museo adesso fa gli orari sia di mattina che di pomeriggio. Prima facevo solamente la mattina, quindi ci vediamo che nulla è abbastanza visitabile. Teatro e anfiteatro sono la mattina fino alle 2, se non sbaglio. Santuario di Spinera, quello è già più complesso perché è affidato dei volontari. Quindi se non è aperto, c'è degli orari di apertura durante l'estate, bisogna sentire il comune di Breno che manda un volontario. Quindi ecco, ci sono soluzioni varie. Grazie. Grazie per il domanda. Continuare le incisioni di ci sono incisioni rupestri in latino. Sì, sì. 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 Sì